Inaugurato questa mattina al Covid Hospital di Bosco Trecase, il centro di somministrazione della cura con anticorpi monoclonali. Realizzata anche la stanza degli abbracci per consentire ai pazienti più gravi di incontrare i propri cari, fornendo così un adeguato supporto psicologico. Gli anticorpi monoclonali sono farmaci biologici che sopperiscono alle difese immunitarie e il loro uso è in grado di ridurre la carica virale dei soggetti positivi in modo significativo. Dal punto di vista biochimico sono molecole complesse che, iniettate nell'organismo, vengono riconosciute come anticorpi alleati a contrasto dell'infezione, in quanto ricalcano la struttura degli anticorpi specifici sviluppati in risposta alle aggressioni del virus nei soggetti convalescenti colpiti da Covid-19. Al taglio del nastro erano presenti il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, il direttore di presidio, Savio Marziani, e i sindaci dell'area. Un risultato che nasce dal lavoro di squadra e finalizzato anche all'aspetto dell'umanizzazione delle cure. Grazie per la collaborazione, per l'impegno che la squadra di Bosco Trecase sta mettendo nella cura del paziente e adesso in un miglioramento della qualità del servizio anche nel percorso di umanizzazione della cura. È un momento importante perché questi pazienti sono pazienti particolari. Pazienti che inaspettatamente da uno stato di salute spesso buono si trovano in una situazione difficile, a vivere una situazione difficile all'improvviso, per cui strappati ai loro cari, inaspettatamente trattati per un virus sconosciuto di cui ancora non abbiamo tantissime notizie, quindi l'aspetto psicologico adesso diventa importante anche da affrontare e questo vuole rappresentare un simbolo iniziale di un modo diverso, di un modo nuovo di avviare la cura per il paziente Covid. Insieme alla parte degli ambulatori, che sarà con la parte del futuro, dobbiamo pensare a cosa avverrà nei prossimi mesi, quando magari con l'aiuto delle vaccinazioni il fenomeno si placherà, quando alcuni casi potranno essere intercettati in fase iniziale e trattati grazie all'anticorpo monoclonale. Quella della stanza degli abbracci rimane invece un qualcosa per i pazienti intensi, più alti, più complicati e consentirà di interfacciarsi, di vedersi con i propri cari, con i propri affetti, proprio per avere un aiuto dal punto di vista psicologico. Il centro che abbiamo visitato prima e la stanza degli abbracci ora sono un'ulteriore testimonianza della grande attenzione riservata ai pazienti a 360 gradi. Diceva il direttore generale poc'anzi anche ora sulla qualità dell'assistenza. Questo dimostra ancora una volta che la struttura di Bosco Trecase è un vero punto di riferimento per tutta l'ASL Napoli 3 Sud nella gestione delle vaccinazioni. L'altra scommessa, come diceva bene prima il direttore generale, è la vaccinazione, quindi anche l'attivazione del centro vaccinale sul nostro territorio, appena annunciata, comunque sta funzionando. Siamo arrivati a più di 300 vaccini al giorno e questo già è un grande risultato che dobbiamo ancora performare e migliorare sicuramente. Un grande lavoro di squadra, questa è la sintesi di questa mattina, un lavoro di squadra che chiaramente incrementa i servizi, li migliora e aumenta la qualità della vita anche di chi frequenta gli ospedali in questo momento particolarmente di grande emergenza epidemiologica. Complimenti a tutti.